sicché è dal 1970 che abbiamo le capre. A me piacciono di più le mucche. Forse sarà perché ero piccolina, ero assieme mia mamma e miei zii, però mio zio aveva delle capre. Diceva, devi imparare a mungere, ti faccio mungere le capre. Quando ho imparato, era il mio Dio. E poi tiravi e poi ci mangiavo. Arrivava a casa da parte, facevano la stessa cosa, così. E legavi, e così, e tiravi, e giravi per l'altra parte, così, e dava la tango. E facevo un mandrizzo, con la rete. Prima siamo venute io e mia sorella, quella che c'è, Pasqualina, che era già sposata lì in Sardegna. E le pecore le hanno imbarcate a terra, al Batasso, con i motovilieri, perché le affittavano e imbarcavano le pecore e sbarcavano in Toscana, a Ancedonia, le prime che hanno sbarcato. Io ho levato 4 bambini sopra un carro. Mia mamma era una pastora, mio papà anche già da sposare. Si sono messi insieme, ha sempre fatto il pastore. E io sono figlia di un pastore. Ci portavano in provincia di Alessandria all'inverno. Andavamo a scuola. E arrivavamo a casa, si cambiavamo e andavamo al pascolo. E la vita era sempre quella, tutti i giorni. Era proprio, non lo so, un modo di viverlo, come dicevamo. I bergamaschi, le mogli e i figli rimanevano a casa, nel paese, i figli facevano una vita normale come tanti, come i contadini, no? Gli agricoltori, come vogliamo. Invece noi facevamo una vita più, non lo so come dire, randaggia, non so se sta parola si può dire. Ma, quando mi ricordo, dico, ma come hai fatto a papà quelle cose da prima? Quando il formaggio di cotto po' prima, il signor Sole andava, quando veniva un mese da così, mi nasconda, un pezzo di formaggio, se no veniva tutto quando io restava senza. Venivano le persone, 5-6 persone, venivano in campagna, si pigliavano una ricotta, si pigliavano formaggio, si pigliavano tutto. Ma non, mo Maria pure di girando, di in giro, di lì, di poi. Però, Mi sembra mia cacca la pasta che è tutta qui che va via nel mio vita. Ne andiamo a latare. Vai tu. E allora facciamo così. Mettiamo la dina in testa. E ci mettevamo la dina in testa con l'acqua e la portavamo alla casa. Quella là la mettevamo così. Hai visto quanta cosa? Non me ne scordo mai. E con lo secchio in mano. E con la dina a testa e quella era l'acqua che si teneva al giorno. Se finiva quella la mandava per l'altra. Ma io non lo so come facevamo, mo che corre l'acqua in tutte le parti. Il pastore, l'uomo, andava a lavorare. Dopo che lavorava il pastore, fino a un certo tempo, lavorava per conto suo. Quelle pecore che aveva, ce le teneva lui. La femmina lavorava in casa, faceva il pane, faceva la pulizia ai vestiti, stirava tutto e la donna non prendeva nulla. Quando è morta mamma, lei aveva 28 anni,
per arrivare ai 28. Tuoi fratelli si hanno preso le pecore, sia Bore, sia Renato. Se l'hanno lavorato. L'hanno lavorato loro. Ma tu lavoravi quanto loro? Tu andavi a zappare, a mietere, facevano l'orto, patata, fagioli, tutti. Quando tornavano loro, mangiavano di quello. E tu, quando sei, tu non ti sei sposata, mia sorella si è sposata e si è preso il costume nella biancheria. Invece io mi hanno preso le pecore. Sentivo qualcosa di freddo, di non di... di... Sembrava fino che quando arrivava l'autunno ti si allontanavano anche volentieri quando andavi via. Cioè, sai, sono sensazioni da bambina che magari un adulto non le percepisce. Invece io con quell'età lì, certe cose le sentivo e le soffrivo di più. Proprio... Io quando partivo da laggiù i miei amici piangevano tutti qua, dei gran pianti, perché ce ne andavamo, non ne sentivo, non ne vedevo. Anche se per dire erano le nostre radici, i nostri posti. Mo per prima stavo lì, vabbè, ma mo non ci sta nessuno. Ma sono stata sempre a me sola, con le vacche dentro, a bere gli animali, a mettere l'acqua. Quando vedo la roba stata aggiustata giusto, ma è sempre mio. Dice no, non può essere. Perché se vedi già che so stai a malora, se tu lo metti bene, non lo fa più se gli animali o buciano. Non da tempo, dopo quando è caduto tutto per terra, Paolino così faceva. Paolino basta vedevano una rete che stai per terra, ti ha sempre carico dei forbicioni, sericchio. E bullette e per di ferro. Amo. Amo. Aria rebu disdot 20 anni. Quindi 29, 39, 49. Ecco. Una volta arriva là un uomo, parlava con quei due signori che era con le pecore con me. Era un partigiano. E allora dopo si vede che era papà Dalamon. È venuto a casa di notte, si vede qualche scappatella la facevano. E c'era una mia zia vicino alla sua casa e ci ha detto ben mi fa pena quella ragazzina là, che se viene una rivolta, se fanno qualcosa quei tedeschi e noi, non so come va a finire quella povera ragazzina là. Che eri te? E per fortuna la ragazzina sono qua ancora un po' più grande a raccontarla. Mamma mia ben. Io scendevo le pecore, andavo giù un po' dire sotto di noi, c'era due famiglie. Io andavo lì, si chiacchierava con tutti i familiari. Ma quando parlo io degli anni 60 era diverso. Ma gli anni che io non venivo, che allora non ero neanche nata, diciamo, facevano la critica agli emiliani, ha capito? Perché sono sempre andate alle pecore, sono sempre andate a mungere le pecore. Invece, per esempio, i sardi non ce le mandano le donne alle pecore a mungere, capito? Eravamo su a casa di Viso, dove caricavamo le pecore. E abbiamo dormito lì, era una sera, faceva un freddo, pioveva. Abbiamo tirato su sto telo di cellophane e ci siamo buttati giù. Giacomo la mattina fa, mamma mia, quante coperte che mi hai messo su. Pensate, non avevamo neanche una coperta, anche un mantello giù. Era abbastanza per 5-6 persone. Quante coperte, avevamo su una spana di neve sopra il cellophane, una spana di neve, perché certo non te ne sei un cocciaggiuno, pensa che vita. Io ho avuto sempre una grande soddisfazione anche con le bestie, curate bene, tenute bene, che il marito sempre, cosa dici, cosa facciamo, si consigliavamo a vicenda, sì. Così è stata. No, io ritornerei indietro anche domani.
non avrei paura di star fuori sotto la pioggia. Lo dico col cuore aperto. Veramente. Dove volevo stare il cancello?